Ciao a tutti e bentornati su Mami Me. Oggi vi voglio presentare un libro. Allora, il libro è questo. Si chiama Il bambino da 0 a 3 anni guida lo sviluppo fisico, emotivo e comportamentale del bambino di Barry Brazelton. Allora, questo è un libro che mi è stato regalato quando è nata mia figlia dai miei cognati, perché mia cognata ha partecipato a diverse conferenze di questo pediatra di cui adesso vi parlerò. Allora, vi leggo la biografia sul libro. Allora, Tim Barry Brazelton è uno dei più noti pediatri al mondo, professore emerito di pediatria all'Harvard Medical School di Boston, dove ha fondato e diretto la Child Development Unit. È autore di oltre 30 libri di parenting. Ha raggiunto una fama internazionale per i suoi studi scientifici sulla capacità di comunicazione tra neonato e genitori e sull'intervento precoce sui neonati a rischio. Allora, io ho trovato un ottimo libro e un'ottima guida. Vi spiego perché. La chiamo guida perché la è, nel senso che vi mostro ora il sommario. Praticamente, non so se si riesca a vedere, comunque uno può andare direttamente a guardare il capitolo di proprio interesse e il paragrafo di proprio interesse. I capitoli sono tre. C'è lo sviluppo emotivo e comportamentale, che si divide in gravidanza, neonato, i neogenitori, e poi passa tutta l'età del bambino, quindi fa da fino a 3 settimane di vita, da 6 a 8 settimane, 4 mesi, 7 mesi, 9 mesi, fino ad arrivare appunto ai 3 anni. Il secondo capitolo tratta invece le problematiche dello sviluppo e quindi parla di allergie, di pianto, di paure, di problemi con l'alimentazione, eccetera. Il terzo capitolo parla dei supporti affettivi e quindi parla dei padri, dei madri, dei nonni, degli amici, altre persone che accudiscono il bambino e del medico. Allora, l'ho trovato utile appunto perché uno può andare direttamente al capitolo e al paragrafo di proprio interesse, si può proprio utilizzare come una guida, quindi in base all'età del bambino andare a cercare la parte che ci serve in quel momento. Si può guardare la tappa successiva del bambino, quindi non so, a 4 mesi vai a leggere quello di 6 mesi, giusto per sapere che cosa ti aspetta e quali saranno le capacità che acquisirà, le problematiche che potrebbero nascere nel periodo, eccetera. Quindi questa è una motivazione per cui l'ho trovato utile. L'altra motivazione è che io, per l'esperienza che ho avuto io, insomma, dei pediatri, ho notato che se sono problemi medici, fisici, eccetera, non c'è nessun problema, vuol dire le risposte si hanno e si viene anche abbastanza preparati, insomma. Invece sull'aspetto psicologico ho trovato diverse lacune e devo dire che no, nel senso che non è un aspetto che viene normalmente trattato, almeno perlomeno per la mia esperienza. E quindi il lato invece psicologico l'ho trovato molto in questo libro. Quindi questo libro ti insegna appunto ad affrontare certi comportamenti magari sbagliati, ti prepara a quali potrebbero essere appunto problematiche che potresti ritrovare tuo figlio o tua figlia rispetto all'età in cui si trova. E ti aiuta appunto a leggere certi comportamenti che se no potrebbero lasciarti un attimo spiazzata. Quindi lo consiglio assolutamente, lo consiglio perché lo trovo veramente indispensabile. E infatti una nostra cara amica che ha appena avuto una bimba lo abbiamo regalato. Io l'ho trovato su Amazon e l'ho pagato sui 20 euro, quindi ve lo consiglio assolutamente. Io vi ho detto tutto, spero che questo video vi sia utile. Se avete dubbi, qualsiasi cosa, scrivete qui sotto, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video mettete un like. Alla prossima, ciao!